qui, abbiamo fatto il 799, il primo taglio post-unitario. E adesso, quando dissi a Alfonso di partecipare a questa candidatura del comitato Pro Pulcinella, lui mi disse: allora facciamolo a San Lorenzello il convegno. E l'abbiamo fatto qui, ed è cosa per noi molto importante. Noi siamo un'associazione identitaria tradizionalista, quindi non poteva non mancare il nostro appoggio nei nostri limiti a Pulcinella. Abbiamo coinvolto l'associazione Alberi di Olta con Loredana Terrezza, Silvano Boschini e tutta la truppa che c'è dietro. E abbiamo scoperto tranquillamente che Pulcinella guardava tutto il regno, quindi in altre terre di lavoro ci sono le tradizioni pulcinellesche che arrivavano fino a Teramo. Per quanto riguarda Pulcinella è immortale perché nasce come figura sacra, è una figura sacra, che ha antichissime radici millenarie, sono state trovate tracce in Iran. Bruno Leone, che purtroppo ho dimenticato di invitare, ha trovato delle tracce pure nella civiltà Maya, in altri posti dove c'è una figura delle maschere che somigliano a Pulcinella. Quindi è una figura sacra, somigliano infatti, non assolutamente no. È una figura sacra, lo sappiamo tutti, col suo modo di fare, compare l'uomo, è una fotita, quindi è sempre stata una figura particolare, quindi non poteva non essere importante. Quindi noi siamo contenti e orgogliosi di questo, cercheremo di fare una cosa che vi rende veramente un patrimonio dell'umanità perché ne ha pieno diritto. Volevo soltanto puntualizzare un paio di cose, professore. Gli abitanti di Napoli erano napoletani, gli abitanti del regno, non della campagna, erano napoletani. Quindi qui io continuo sempre a battere, io non sono né campano, ma sono napoletano. Sono abitanti di terra di lavoro, che arrivavo a Cerreto Sannita. Qui era territorio di terra di lavoro. Cioè, qui bisogna riappropriarsi della propria storia, a cominciare dai termini. Quando si parla di campagna, si parla di provincialismo. Noi eravamo terra di lavoro, eravamo un regno. Quindi i napoletani erano abitanti di un regno, che iniziava a Malta e finiva a Teramo. Su questo è la mia fissazione. Questo è un paese che io in cui non mi ci ritrovo, è inutile che stiamo sempre dicendo le stesse cose, però se vogliamo essere precisi nella comunicazione, napoletani abitanti di Napoli, napoletani abitanti di un regno che era la nazione napoletana. E qui concludo. Grazie. Saltarelli borboniche con il no, no, professor no, Chiavelli, no, no, che ovviamente qui è non più so, alto. no. Allora, il regno di Napoli nasce nel 1130 e finisce nel 1860. Io ho fatto i borboni solo sono stati la parte l'ultima, finale, ma quindi i borboni sono lo riassumo, è un'associazione era per scherzare, Claudio era per scherzare, scusa, la licenza, pensiamo più sul regno di Napoli. Io ringrazio tutti, adesso con ancora un'altra, un epilogo musicale dei Controra, poi ci avviamo.